Un saluto ragazzi, bentornati qui nella Cucina per Tutti. L'appuntamento di oggi vede protagonista un dolce tipico toscano. In realtà è un dolce veramente molto antico perché addirittura appartiene alla tradizione etrusca. Stiamo parlando dei cantucci di Prato. Chi di noi non conosce questi biscotti tipici della cucina toscana? Penso un pochino tutti, li possiamo pucciare nel vin santo, sono veramente molto buoni, li possiamo in genere mangiare dopo un pranzo, dopo una cena. E io oggi vi propongo la ricetta, diciamo, tradizionale. Ce ne sono tante di ricette e di varianti, quelle con il cioccolato, con le nocciole, ma io oggi vi propongo quelli classici alle mandorle tostate. Quindi, se siamo curiosi di vedere come preparare questi cantucci, mettiamoci al lavoro perché il forno e anzi anche le nostre mani per impastare ci aspettano. Ecco quali sono gli ingredienti che ci serviranno: 180 g di zucchero, un uovo, 265 g di farina 00, 70 g di mandorle già sgusciate, 15 g di vino liquoroso, io in questo caso uso il vin santo ma potete usare anche il marsala ad esempio, della scorza di limone, un pizzico di sale, della vanillina in polvere e 30 g di burro a temperatura ambiente. Mettiamoci quindi al lavoro. Per prima cosa accendiamo il forno a 200 gradi e nel frattempo che il forno si scalda io prendo le mandorle e su un tagliere le vado a dividere a metà in questo modo, vedete? Noi questa operazione la facciamo perché almeno quando andremo a mettere le mandorle nell'impasto abbiamo più facilità e si mischieranno molto meglio. Quindi andiamo avanti con tutte quante le mandorle. Una volta che abbiamo completato l'operazione, prepariamoci, come ho fatto io, una placca da forno con della carta da forno dove andremo a mettere le mandorle. Le stendiamo per bene, attendiamo che il forno vada a temperatura e poi le possiamo andare a tostare. Questa prima operazione ci servirà affinché le mandorle, una volta tostate, avranno il tempo di raffreddarsi prima di essere messe nell'impasto. E ora che il forno ha raggiunto la temperatura possiamo infornare. Dovremmo lasciare le mandorle a tostare per circa 10 minuti, ma comunque vi consiglio di controllarle sempre affinché non si brucino. Ok, le mandorle si sono tostate, come potete vedere hanno assunto un bel colore e hanno sprigionato tutto il loro aroma e tutto il loro profumo. Allora, io vi consiglio intanto di lasciare acceso il forno perché ora, mentre le mandorle che tiriamo fuori dal forno si raffreddano, cominciamo a fare l'impasto. Nel frattempo mi sono preparato una boule dove vado a mettere subito lo zucchero, il vin santo e l'uovo. E con l'aiuto di un mestolo comincio ad amalgamare questi ingredienti. Una volta che abbiamo ottenuto questo risultato, possiamo cominciare a mettere piano piano la farina. Mescoliamo per bene al fine di far assorbire la farina alle parti liquide, come l'uovo e il vin santo. Prima di andare a inserire l'altra parte di farina, prendiamo il burro che abbiamo ammorbidito, che quindi abbiamo tenuto a temperatura ambiente, e lo andiamo a mettere dentro l'impasto ancora in lavorazione. Vi consiglio, come sto facendo io, di tagliarla a pezzetti, così almeno abbiamo più facilità nella lavorazione. Continuiamo a mescolare. Una volta che abbiamo fatto assorbire bene tutti quanti questi primi ingredienti, andiamo a mettere tutta quanta la farina rimasta, l'aroma di vaniglia, la scorza di limone ed il pizzico di sale. E ora vi consiglio di non usare più il mestolo per impastare, ma di cominciare a farlo a mano, come vedete. Ragazzi, non vi dico, questo composto, questo impasto ha già davvero un ottimo profumo. Non vedo l'ora di metterlo in forno
e di farvi vedere qual è il risultato finale, perché è davvero davvero profumatissimo. Poi quando metteremo le mandorle renderemo questi biscotti, questi cantucci davvero profumati e saporiti. Ora che sta cominciando a legare possiamo mettere l'impasto sul tavolo. Io vi consiglio, invece di impastare come fate per la pizza, di pizzicarlo, perché è un impasto che non lega tantissimo, è quasi un impasto simile a quello della frolla. Questa deve essere la consistenza dell'impasto, deve sì legarsi ma deve risultare anche in questo modo. Prendiamo le mandorle che si sono raffreddate e cominciamo a implementarle all'interno del nostro composto. Eccoci qua. Facciamo in modo che le mandorle vadano a distribuirsi per bene all'interno. Bene, possiamo cominciare a fare le forme. Buttiamo appena appena un po' di farina. Dividiamo in due l'impasto. E cominciamo a formare una sorta di salsicciotto abbastanza spesso. Come vedete, ho sempre foderato la placca con della carta da forno. Noi abbiamo messo i salsicciotti sopra la placca. Ora cosa facciamo? Con la mano li spingiamo in questo modo, li appiattiamo un po'. Benissimo, questo è il risultato che abbiamo ottenuto dopo aver schiacciato l'impasto. Ora noi inforniamo e facciamo una prima cottura a 200 gradi per circa 15-18 minuti. Allora ragazzi, sono trascorsi 18 minuti di cottura, questo è il risultato. Ora vi faccio vedere qual è la seconda parte di cottura. Ho trasferito le forme sul tagliere, ora le andiamo a tagliare per formare i classici biscotti. Allora, io ho preso un bel coltello affilato affinché non rompiamo i biscotti mentre li andiamo a tagliare. Come li andiamo a porzionare? Allora, non tagliamoli dritti in questo modo, bensì un po' in obliquo, che così gli diamo proprio la classica forma del cantuccio. Facciamo così, vi faccio vedere. Ecco, vedete? Questa è la forma che gli dobbiamo dare. Come vedete all'interno è ancora crudo, quindi noi tagliamo tutte quante le forme e lo andiamo a rimettere sulla placca da forno. Abbiamo completato l'operazione, sono venuti fuori 35 pezzi, non ve l'ho detto prima perché così abbiamo dato il conteggio giusto. Riprendiamo la placca da forno e rimettiamo sui biscotti per la seconda cottura. Allora ragazzi, vi faccio vedere, i biscotti non li metteremo più in questa posizione, bensì li metteremo in questo modo affinché si possano cuocere e tostare, imbrunire anche sulla parte interna. E dopo aver steso tutti i biscotti, come vedete, riponiamo la placca sempre al centro del forno e lasciamo cuocere per qualche altro minuto. Mi raccomando, controllate sempre la cottura dei biscotti perché potrebbero bruciarsi facilmente. Come potete vedere, hanno anche fatto questo bel colore tipico proprio dei cantucci. Ora io vi consiglio di lasciarli raffreddare nella placca da forno e poi possiamo andare a fare la prova dell'assaggio. Ora che i biscotti si sono raffreddati, io ho preparato un bel taglierino di ardesia dove li andrò a riporre. Andiamo anche a metterci un po' di vin santo. E come potete vedere, ragazzi, abbiamo fatto l'impiattamento e non ci resta che andare ad assaggiare. E dopo aver completato le due cotture e averli messi su questo bel tagliere di ardesia, li andiamo finalmente ad assaggiare. Io ho preso anche un bicchierino di vin santo, che però in questo momento non bevo, ma me lo concederò questa sera. Andiamo a sentire se i biscotti sono venuti bene, sono venuti friabili. Allora, intanto vi faccio sentire, sono venuti bene, non sono troppo duri. Andiamo ad assaggiarli. Sono veramente venuti molto bene, perché non rimangono troppo duri in bocca o troppo croccanti e si possono tranquillamente pucciare nel nostro vin santo. Quindi, se vi è piaciuta la videoricetta,
riproponetela alla vostra famiglia, seguitemi su Instagram. Mi raccomando che a me i mi piace, i pollici in su mi piacciono moltissimo, da anche i vostri commenti e suggerimenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che vengono caricati proprio sul mio canale La Cucina per Tutti. Da Chef Fabio, da questi ottimi biscotti, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, vado a finirmi questa merenda.